Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami di dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Wingamer's Fails Pokecraft Go! Siamo sul server Wingamer's Fail con la modalità Pixelmon praticamente, che qui si chiama Pokecraft Go, ma qui è stata un po' modificata per ricreare e simulare un po' Pokémon Go, quindi per chi non lo sapesse è come se stessimo giocando ad un Pokémon Go su Minecraft, una cosa del genere. Che dirvi, in questo episodio ragazzi voglio rankare innanzitutto perché finalmente dopo tanti sforzi, vedete, sono arrivato a 7000 money, quindi lo posso fare, insomma posso rankare, posso scegliere il mio team come su Pokémon Go, se avete visto la serie brevissima, perché non si riesce a registrare, non riesco a registrare, cioè il cellulare è ancora troppo pacco. Luoghi per costruire, evento mine, no, le torri, ok, lì ero rosso e quindi ancora una volta sceglierò di essere un membro dei rossi, quindi sì, rosso, sì. Ora che dirvi. Facciamo il primo rank. Il primo rank costa 5000, quindi diventerò un avventuriero e andrò, proprio perché sono un avventuriero, in giro per la mappa a cercare questi Pokestop. Andrò a caccia di Pokestop, così vediamo anche in questo modo quanto riusciamo a farmare, quanto riusciamo a fare di livelli, anche perché io avrei una piccola teoria secondo cui più aumenta il livello in Minecraft, più i Pokémon, i Pokestop droppano roba buona. Ed è una cosa su cui sto lavorando. Comunque, 3, 2, 1, papà! Ok, ora mi dice dopo aver preso il rank esce e rientra. Ok, esco e rientro. E rieccomi qui ragazzi. Sono davanti ai cartelli dei rank perché voglio esplorare insieme a voi tutto quello che i rank ci permettono. Ma prima di cominciare, visto che siamo ancora all'inizio di video, vorrei salutare Yo, hashtag YOLO. Comunque, la Yola, ragazzi, qui in Puglia è un'altra cosa. E non è proprio la moglie dello YOLO. E non è una cosa proprio così. Quindi, vabbè, ti saluto YOLO, però sappi che per noi pugliesi è una cosa un po' strana chiamarsi YOLO, vabbè. Oltre a questo, vi è piaciuto il video con la sfida contro Davids? Che cosa ne dite? Finalmente avete visto Davids di nuovo sul canale, ma ho visto pochi commenti, quindi penso che Davids non tornerà più sul canale. Ragazzi, se volete i vostri beniamini li dovete chiedere, gli dovete rompere le scatole, dovete dirgli venite per favore, vi dovete strappare i capelli, se no non vengono. Comunque, possiamo, finalmente possiamo andare ovunque ci pare con E-Warp. Allora, vediamo tutti gli E-Warp che sono disponibili. Abbiamo Biomi, Bluruvia, Breeding, Casino, Ceneri, Debanopoli, Venti, Mine, Mineropoli, Rank, Safari. Ecco, questo dovrebbe essere quello dei Rank. VIP e Voltop. Quindi tutte le città ora le possiamo fare easy con i Warp. Benissimo. Abbiamo anche un altro kit, l'avventuriero. Sto dando kit avventuriero. Grazie, avventuriero. Oh, allora, protezione 4. Protezione dal fuoco. Vabbè, la stessa cosa. Atterraggio morbido. E atterraggio morbido. Cioè, non. Ma che cosa cambia? Dimmi cosa cambia, perché, cioè, protezione 4, spine 3. Questa non ce l'avevo più. Vabbè, protezione 4, protezione dal fuoco. Protezione 4, protezione 4, protezione dai proiettili. Protezione dai proiettili. Protezione 4, atterraggio morbido. Che cazzo cambia? Che mi ha dato. Cambia, ragazzi, cambia. Perché se ci facciamo il base, l'avventuriero, oltre ad avere un bel po' di pozione, un pollo cotto, abbiamo 18 palle. Sì, 18 Pokéball palle, scusate, quello è 18 palle dell'avventuriero. Più le 6 sono 24. Si è rotta, porca paletta. Le 24 ball vendute a 5 l'una, cioè automaticamente facciamo 100 money appena loghiamo. GG. Ok, possiamo utilizzare il cast armor. E che cavolo fa? È una magia. Usa un bastoncino come bacchetta. Non ho bastoncini, dannazione! Ora puoi affrontare la seconda parte. Grazie. Allora, quindi, cast armor e cast leap. Ora li andiamo a provare nella nostra home. Questa canzone dei Pokémon mi sta galvanizzando.
se non sapete che significa, ragazzi, mi sto gasando. Boom, 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 boom. Allora, bastoncini, datemi un bastoncino, porca miseria. Ecco qua. Allora, cast armor e cast leap. Però voglio fare e warp spawn. Wow, marò, ragazzi, non devo fare tutto quel percorso ogni volta. Allora, cast armor. Non puoi usare questa magia, sei già un'armatura. Ti sei vestito di un'armatura magica. Togli sta merda. Cast armor. La magia si sta ricaricando. Ma che cazzo? Ma porca paletta, ma sei una merda. Cioè, dovrebbe in teoria darci un'armatura. Ci dovrebbe regalare un'armatura quando vogliamo. Quindi sta merda in teoria. Però sono... boh, vabbè. Cast leap. Uamaro. Ma se io non ho il bastoncino, mi saluti in un tuo video. Va bene. In diretta. Come si fa? Answer. No. Messaggi. Alessandro. No, zombie. Zombie. Ok, fatto. Che sei stato proprio un culo rotto, guarda. Sono entrato e sto registrando, mi hai iscritto e ti ho salutato. Sei un culo rotto, zombie gamer, non fatelo dire. No, moglie gli chiedo. Zombie. Mi dai money. Dai, ti prego, dammeli, ti ho salutato. Ti prego, dai. Please. Un'offerta libera. Non essere tirchio. Raul non bova. No, sei fighissimo tu. Eppure tu ti stai beccando. Grazie delle Pokéball. Thank you. Un'offerta libera, non essere tirchio. Vediamo, mi sono arrivati i soldi. Tieni, buona fortuna con la serie. Grazie Raul. Grazie Raul non bova. Ti meriti il saluto, Raul non bova. Grazie MSC Raul. Grazie. Che bello, ragazzi, incontrarvi qui in game. È una cosa carina. Pure zombie gamer? No. No, zombie gamer mi ha dato i 500. Raul non bova mi ha dato le Pokéball. Grazie mille. Proprio perché ora sto per andare a catturare. Cioè no, io sto andando in giro per Pokéstop. Però voglio vedere quanto possiamo, insomma, tirar su farmando Pokéstop. Vediamo un po'. Mi vendo un po' di Pokéball, che tanto non mi servono così tante. Fatemi ringraziare quel zombie. Zombie, grazie mille. Detto questo, ragazzuoli, andiamo avanti, andiamo ad esplorare. Vediamo da che bioma possiamo partire. Visto che io mi sento figo, anzi, facciamo sta cosa che stavo provando. Cast leap. Ma me lo fa usare quante volte voglio, non ho bisogno del bastoncino. Perché non ho bisogno del cast leap? Ah, ogni 10 secondi, ok, va bene, circa ogni 10-15 secondi, va bene. Allora, andiamo in... scusate, se c'ho il bastoncino, che per caso... facendo così. No! Lo mette sul bastoncino. E se lo metto sul bastoncino lo posso usare quante cazzo volte voglio. Wow. Mi piace questa cosa. Questo è diventato figo. Ok, allora andiamo slash e warp biomi. No, perché biomi? Andiamo e warp partiamo dalla prima città. Mineropoli. Mineropoli. Ok, che questa è la città del nostro amico Davids. Allora, di qua partiamo con... ciao Geodude. Partiamo con i primi Pokéstop. Vediamo che cosa ci troviamo. Cagate, qui a sto giro cagate. Chi sei tu? AK03, no, quella era la K47. La K03 è un'altra roba. Vediamo, stiamo partendo con 2800 money, ragazzi. Allora, mi vado a farmare l'altro Pokéstop che già conoscete. E poi parto per una direzione e vediamo soprattutto se trovo Pokéstop. Quanti se ne trovano in giro e in quanto tempo se ne trovano. Wow, datemi tutta sta roba, GG. Io ho Facebook ma non ho mai sentito FB. What the fuck? Ok, parto per una direzione. Dove andiamo? Facciamo così. Wow, di qua. In quella radura vedo un villaggio. Che villaggio sarà? C'è anche una persona. No, ragazzi, sono stato un culo rotto. Ho beccato il secondo villaggio. Cioè, la seconda città, quella dell'acqua. Ma che culo di merda sono? Ma veramente? Ma non ci posso credere. E GG. Quindi si può fare sta roba anche a piedi. Quindi ora andiamo in un'altra direzione. Andiamo tipo di qua. Vediamo se troviamo altri Pokéstop selvaggi.
Ma ciao, piccolo granchietto! Piccolo paguro, posso catturarti? Dai, ti voglio catturare, per favore, per favore, per favore. Vediamo, con cosa lo posso catturare? Con Totodile, Vieni qui, piccolo Dweeble, Dweeble, ciao Dweeble. Ehi, vieni qua. Bella lì. Vediamo, spero di riuscire a dartele. Non mi far male. No, mi farà male. Mi farà un male cane, ragazzi. Allora, Pokémon. Chi è Zombie Gamer mi scrive? Aspetta, che sto combattendo contro un Dweeble. Sil, ti prego, dagli. Che caspita lì. Geloscheggia. Cavolo, ne so. Fai una cosa. Dagli un po' di botte. Ed è il momento della verità. Zaino, Pokéball, Pokéball. Boom! Oh. Wow, cazzo, riproviamo. Oh, dai, piccolo Sil, ciao. Stai registrando? Sì. Sì, l'ho preso. Aspetta, allora, sai dove si trova Davids? Aspetta, non credo. Ma stai registrando? Sì. Ok, quindi, catturato il mio piccolo insettino, andrò in questa foresta. Spero di trovare dei Pokéstop, quindi sveleremo se effettivamente nel Wild ci sono dei Pokéstop liberi o se bisogna per forza andare nelle città. È una cosa che non conosciamo. Oh, qua mi sa che andremo verso l'infinito e oltre, quindi mi auguro di non trovare... Vediamo, posso rompere? No. Mi auguro di non trovare altre città, perché se no, no, cioè, facciamo il test di sta minchia, cioè, voglio dire, quindi andiamo oltre. No, ciao psoioioi. Ragazzi, se stava la mia ragazza qui, cioè, penso che si vedrà questo video 10 volte solo perché ho fatto psoioioi. Mi piace troppo Psyduck, quindi dai Psyduck, vieni da me. Momento verità di Psyduck, ti prego psoioioi, vieni da me nella mia sfera poké. E ho fatto pure la rima, cavolo. Sono diventato proprio bravo, un piccolo po'. Mi ha ammazzato Totodile, sto maledetto Psyduck. Vieni qua, Drowsy. Ok, vai, Pokéball, cattura questo. Lì ce n'è un altro, lo vedo. L'avete visto? L'avete visto anche voi? Lo vedo? Io lo vedo? Lo vedo? Cattura Psyduck! No, no, warning Gromit, no! Ehi, maledetto Psyduck, entra in sta cazzo di Pokéball perché sta guarda che c'è. Ragazzi, non capisco se ha laggato e quindi ho perso il mio Psyduck o l'ho catturato. Nel dubbio ho visto un altro gruppo di Psyduck da queste parti. Ma qua ce ne sono veramente tanti. C'è un ricordare. Allora, promemoria da ricordare in questo video. Gli Psyduck sono qui nella Swampland selvatica. Quindi bisogna andare dalla seconda città verso le Swampland. E ci sono Psyduck e Oddish. Che carino Oddish, ma che bello che sei. Li voglio catturare tutti sti Pokémon. Vabbè ragazzi, li catturo off camera. Cioè, non vi voglio tediare. Sì, ragazzi, due Psyduck e un Oddish all'attivo, quindi dovremmo poterli far duplicare i Psyduck e creare degli Psyduck abbastanza fighi. Io vado sempre alla ricerca di questi miei Pokéstop, che fino ad ora non ne ho trovato manco uno. Che cosa siete voi? Ciao! Ah, siete Starlick, Starly e PG. Ok, no, non me ne fotte molto, anche perché il volo è disabilitato, quindi... Delle mucche dei Voltorb! Oh mio Dio, le mucche! Datemi una mucca! Vieni qua, mucchella! Io un altro Oddish! Mucche! Ciao, mucca! Tu sei un tank da latte! Eccolo! Pokéstop trovato! Ma è un boss! Cazzarola! Ma... What the fuck? Ecco, livello 55... E sono un pirla perché un Pokémon d'acqua contro un Pokémon elettrico. Ma che caspita faccio? Sono proprio un pirla, ragazzi, fatevelo dire. Ah, non mi ha ancora ucciso. Zitti. Distruggilo, spaccalo. Ecco, no, ho vinto io! Wow! Ok, un globo neutro, una sorbisfera che non so cosa sia, una filartiglia, ok, una slurber, buono, it's good, bella cosa. Il globo neutro mi serve per i leggendari, ragazzi, quindi dovrebbero funzionare i leggendari, perciò buona sta cosa, molto molto buona. Ma non c'erano altri boss, no, ma io devo andare a quel Pokéstop, ma catturerò prima un Mirktank. Non vi sembra anche voi tipo una specie di trappola? Cioè, ci sta un Pokéstop nel bel mezzo del nulla. Non mi sembra, cioè, un po' una trappola. Comunque, se non ricordo male, si potevano settare più di una home. Però non voglio rischiare, perché se sbaglio rischio di perdere l'altra home. Vorrei evitare. Andiamo nel nostro Pokéstop, andiamo a vedere che cosa ci troviamo. Dovrebbe essere...
normale. Comunque siamo arrivati al livello 120, ragazzi, incredibile, amici. Sono arrivato al livello 120. E, ti volevo ringraziare per il tutorial, per far soldi. Oh, prego, ciao, MSG. SMSG Ocean, prego, figurati. Ok, ora mi potrai donare un po' di soldi a me, te lo dico, ma magari ti viene voglia, non so, cioè, sai com'è. Jigglypuff, non mi ricordo se ti ho, ma io ti ricatturo perché ti voglio far duplicare a morte. Aspetta, chiediamo questo qui, Ocean. Sì, Ocean, sai come settare la seconda home? Vediamo un po' che ci dice, così ragazzi, se me la setto qui, perché ci sono bei Pokémon in questa zona e vorrei poterci tornare. Vieni qua, Jigglypuff. Ragazzi, ho scoperto che siamo praticamente dietro lo spawn. Cioè, siamo all'infuori dello spawn. Vediamo che cosa, dove ci porteranno queste montagne. No, ragazzi, è che è sto Pokéstop. Comunque ho perso quella zona dove avevo trovato i Psyduck infiniti. Ma che Pokéstop è? Ma non ci posso credere. Oh my god. Che fighi! Che fighi Koffing! I Koffing dei cubi volanti. Yanma, che è un cartone animato, Yanma, ma questo lo devo catturare, raga. Oh mio Dio, che è sto Pokémon? Se non ricordo male, non è proprio il primo Pokémon che trovi in giro, quindi c'è un pizzico di rarità. Oh, missato alla grande? Vieni qua, Seal, ok. No, vabbè, quello che sei, ma... attenzione che qua gli fai male di brutto, gli fai... vabbè, tanto ce n'è un altro in giro. Ok, GG, momento verità, vai, premizzetta 1000 volte più 1000 del 1000. Che cos'è, un Golduck, uno Slowpoke, tanti... Sì, preso Gligar, sì, GG, io mi setto la home qui. Allora, set home, home 2. Ok, perfetto. Sto qui con la seconda home. Avevo visto anche un altro Pokémon abbastanza raro, ragazzi, ma mi è sfuggito, perché mentre catturavo Yanma, Yatame, Yala, e mi è sfuggito. Peccato. E i Koffing sono spariti perché... Ponita! Ciao belli, vi catturo subito. Pa-pa-pa-pam! Wartortle che si evolve in diretta, ragazzi, incredibile. Incredibile, se ho ucciso i Ponita, va bene, non li ho catturati, ma il mio Wartortle sta diventando un Blastoise gigantesco. E ma vieni, c'ho anche Blastoise. Ma vieni. Guardate come si sta ingigantendo. Sì, ma sembrava un Blastoise più grande. Ragazzi, concludiamo questa avventura, la prima avventura da avventuriero, questa avventura di avventurieri, qui salutando Galaxy Gaming 04, che ha lasciato dei cartelli qui in questa zona. Non penso sia una zona, sì, è una zona climata da non so chi. Ascia di Brock, ma what the fuck. Da chi è climata sta zona? Porca paletta. Dovrebbe essere una... No, non posso scendere, va bene. Se vi è piaciuto il video, lascia un like, commenta e condividi, ragazzi. Veniteci a trovare, venite a costruire la vostra casa in questa zona. Ai padroni di queste case, ragazzi. Cioè, cavolo. Non lasciatele così incomplete. Lo so che anch'io le ho lasciate incomplete, però cavolo, almeno voi non lasciatele incomplete. Su, dai. Con la spell sono salito qui sopra. Ma... Ah, ok. Scrivete hashtag psoyoyoy se avete visto il video fino a questo momento. Ci vediamo nel prossimo episodio e ciao a tutti.